Ciao e bentornati su Shifai Recap Edita. Prima di iniziare, attenzione, allerta spoiler. Oggi andrò a spiegare un film fantasy americano del 2020 intitolato Secret Society of Second Born Royals. Buona visione. Il film inizia in Illiria, il paese più piccolo d'Europa, dove Samantha, la seconda figlia della famiglia reale dell'Illiria, non è trattata come una principessa poiché non è la figlia maggiore della famiglia. Tuttavia, sua sorella maggiore Eleanor ottiene sempre quello che vuole. A peggiorare le cose per Sam, suo padre, il re dell'Illiria, è morto in un incidente aereo con suo fratello. Pertanto, la madre di Sam, Catherine, ha preso il trono per guidare il paese sotto il suo comando. Tra poche settimane Eleanor compirà 18 anni e sarà incoronata regina dell'Illiria per sostituire sua madre, mentre Sam non viene mai considerata in famiglia. Vivendo la sua vita da ragazzina normale, Sam esce con chiunque. Uno di loro è Mike, il figlio di un giardiniere del regno. Dal momento che il paese adotta un sistema monarchico, conducono una campagna antimonarchica suonando musica rock per le strade, attirando persone nelle vicinanze e anche degli agenti di polizia. Sam tenta di distrarre i poliziotti con la sua abilità con lo skateboard, ma alla fine colpisce un segnale stradale e viene arrestata. Viene quindi riportata da sua madre nel palazzo, dove spiega che le persone sono scontente del sistema di governo, ma Catherine lo nega, dicendo che sono solo una minoranza. Il giorno dopo, a scuola, si imbatte in un'altra secondogenita reale di nome Roxana, che è molto popolare e ama fare live streaming. La scena si sposta in una prigione di massima sicurezza, costruita appositamente per il più famigerato criminale del mondo. Lì, due guardie consegnano cibo a un uomo chiamato Detenuto 34. Lui trova un condensatore nascosto all'interno di una mela e lo installa su un dispositivo che gli permette di liberarsi dalle catene al collo. Riacquista quindi il suo potere di telecinesi e lo usa per sfondare la porta e scappare dalla struttura. Nel frattempo, Mike e Sam si stanno esercitando in uno studio musicale per il loro concerto all'interno del palazzo. Il ragazzo invita Sam a venire al concerto di Bramblebone con lui e lei accetta. È sorpreso e confuso quando Sam riesce a sentire l'odore dell'aglio nella sua bocca, che ha mangiato due giorni prima. Sam si imbatte nelle vecchie cose di lei e di suo padre e ricorda che suo padre la chiamava Fiocco di Neve perché era speciale per lui. Quella notte, partecipa a un pre-evento prima dell'incoronazione di Eleanor e improvvisamente ricorda che ha promesso a Mike di andare a una festa con lui. Mente quindi a sua madre, cambia immediatamente il suo aspetto in una ragazza rock e se ne va con Mike. Tuttavia, poiché entrambi sono sprovvisti di carta d'identità, viene vietato loro l'ingresso nell'edificio. Fortunatamente incontrano gli operai alla porta sul retro e Sam riesce in qualche modo a vedere il ragazzo che inserisce il codice di accesso della porta da lontano, cosa che sorprende Mike. Entrano quindi nell'edificio e si godono la festa in cui Sam è improvvisamente in grado di sentire ogni suono che si verifica nel club, compreso il battito cardiaco e il suono di un ronzio di un insetto. Lei si sente a disagio e stordita allo stesso tempo ed è costretta a far scattare l'allarme antincendio per fermare il concerto. Per questo motivo, vengono nuovamente arrestati. Mike si rende conto che qualcosa non va con la sua amica, dal momento in cui era in grado di annusare quello che aveva mangiato a pranzo due giorni prima. Non molto tempo dopo, vengono rilasciati e vengono prelevati dai genitori. Catherine decide di mandare sua figlia a una scuola estiva, per recuperare gli esami non dati. Nel frattempo, il detenuto 34 chiama segretamente il suo partner, lodandolo per l'idea della mela. Viene rivelato che Catherine è colei che lo ha messo in cella. Mentre aspetta la sua mossa, continua a rafforzare la sua abilità di telecinesi e stalkera segretamente Sam. Lei il giorno successivo frequenta la scuola estiva, dove incontra January, che sostiene che il suo papà era amico dello zio di Sam. C'è anche Matteo, ragazzo molto timido, Tuma, e ovviamente la popolare Roxana. Pochi istanti dopo, l'insegnante responsabile del corso estivo, il professor James Morrow, si presenta in classe. Rivela quindi che ognuno di loro è un secondogenito reale, e possiede segretamente un superpotere unico senza che lo sappiano. Aggiunge che lo scopo della scuola estiva è di addestrarli, per farli entrare nella società segreta dei secondogeniti reali. Si scopre che Catherine è il capo del programma della società, cosa che sciocca Sam. Lei spiega che la società è stata costituita per proteggere le monarchie da minacce e criminali in tutto il mondo. La cattiva notizia è che agli studenti che non superano la formazione verrà cancellata la memoria, e non si ricorderanno di avere il superpotere. Iniziano il loro primo addestramento, dove gli viene ordinato di raggiungere una piramide. Tuttavia, non è così facile come sembra. La stanza è piena di armi laser, che sparano all'arrogante Tuma. Lenti ma sicuri, gli studenti iniziano a scoprire uno dopo l'altro i propri superpoteri. Roxana si rende conto di avere il potere di essere invisibile,
mentre il potere di Tuma è quello di influenzare le persone a fare tutto ciò che comanda. D'altra parte, il super senso di Sam la rende più sensibile all'ambiente circostante, permettendole di agire più velocemente degli altri. Per farla breve, tutti gli studenti vengono sconfitti dalla prima sfida. Dopodiché, Genua riscopre il suo superpotere, che le permette di rubare temporaneamente il potere degli altri toccandoli, mentre Matteo riesce a controllare gli insetti. Dopo la sessione, le ragazze condividono i loro problemi come secondogenite in famiglia, ma il telefono di backup di Sam squilla all'improvviso. Il giorno successivo, gli studenti continuano la loro formazione dove James spiega che ne avranno bisogno per poter controllare i propri poteri. Poiché hanno un superpotere unico, James assegna un addestramento specializzato a ciascuno di essi. A Sam viene detto di concentrarsi sulle voci, per affinare i suoi supersensi, mentre a Tuma viene dato un cane chiamato Charlie per migliorare le sue interazioni con gli altri. Dall'altra parte, Roxana è costretta a far emergere la sua superpotenza in condizioni climatiche estreme, mentre Matteo esercita il controllo sugli insetti. January viene portata in una piscina, in cui deve mantenere il suo potere rubato ad Anna, la cui abilità è respirare sott'acqua. James mette persino alla prova i suoi studenti a pranzo, portando deliberatamente a Sam del cibo avvelenato per affinare i suoi sensi. January poi le condivide la sua mela preferita. Quella notte, il padre di Mike vede suo figlio chiamare la principessa. Gli consiglia di non avvicinarsi ai reali, perché non sono al suo livello. Il giorno successivo, Sam si avvicina a sua madre che le mostra sorprendentemente un quartier generale sotterraneo dove sono archiviate molte cose uniche. Una di queste è un nano dispositivo basato sul DNA, che può prendere di mira persone specifiche con una sequenza genetica specifica. Catherine le dà quindi alcuni trucchi per padroneggiare i suoi superpoteri. Dopodiché, tutti gli studenti sono in grado di padroneggiare i propri superpoteri, tranne Roxana. Sam riesce a indovinare correttamente le voci, Matteo sta migliorando nel controllare le api, Charlie obbedisce agli ordini di Tuma, e January registra i suoi migliori record trattenendo il respiro sott'acqua. Poiché Roxana è quella che non sta progredendo, James la minaccia di fare una diretta streaming di lei con i capelli disordinati e senza trucco. Con questo trucco, Roxana alla fine riesce a far emergere il suo potere di invisibilità. Gli studenti alla fine hanno raggiunto il loro apice, e James è molto contento dei loro risultati. Più tardi quella notte, Sam dovrebbe fare un concerto di strada con Mike. Tuttavia, James sveglia improvvisamente gli studenti, costringendoli a fare la loro prima missione per proteggere un gioiello dal furto. Arrivano sul posto, e Sam riesce a individuare il ladro con i suoi supersensi. Lo inseguono, solo per scoprire che in realtà era l'allenatrice di January. Sono stati ingannati, e non riescono a proteggere il gioiello. James è deluso da loro, e decide di annullare l'allenamento del giorno successivo. Sam si scusa con Mike per non essere venuta, ma le è proibito dirgli cosa sta succedendo in quel momento, il che lo fa arrabbiare. Il giorno successivo, poiché è il loro giorno libero, decidono di fare una breve vacanza alla spiaggia. Dopo essersi divertita, Sam si avvicina a January e la invita a palazzo. Si intrufolano dentro, e lei mostra all'amica il suo studio musicale dedicato, dove rivela che suo padre ha convertito la torre in uno studio solo per lei. Improvvisamente, Mike si presenta lì ed è totalmente sconvolto quando scopre che Sam si sta divertendo senza di lui. Pochi istanti dopo, appare il detenuto 34, che attacca gli studenti con la telecinesi. Prima che scappi, Sam lo sente chiamarla Fiocco di Neve, uno pseudonimo che solo suo padre utilizzava. James ordina loro di calmarsi, ma Sam disobbedisce e lo insegue. Riesce a localizzarlo nel bosco, dove James cerca di proteggerla, ma viene gravemente ferito. Lui rivela a Sam di essere suo zio, Edmund, poco prima che January arrivi e lo prenda a pugni con il potere rubato. L'insegnante viene invece ricoverato in ospedale. Catherine alla fine deve rivelare la verità a sua figlia, spiegando che Edmund ha ucciso suo padre per prendere il trono, e questo è il motivo per cui l'ha rinchiuso in prigione. Sam chiede di vedere Edmund, scoprendo che è davvero suo zio. Spiega che il suo vero motivo era abbattere la monarchia, in modo che le persone potessero vivere ugualmente. Ha perso la pazienza aspettando che il padre di Sam cambiasse, quindi lo ha ucciso. Incontra poi sua sorella maggiore, che dice a Sam che porterà il cambiamento nel regno appena diventerà regina. Nel frattempo, gli studenti accettano di partecipare all'incoronazione di Eleanor per sostenere Sam. Quella notte, Sam decide di visitare James in ospedale. Lei gli chiede scusa, e lui la perdona. È arrivato il giorno dell'incoronazione, in cui partecipano tutti i reali importanti del mondo. Tuttavia, Tuma non è in grado di usare il suo superpotere, mentre January, tramite la superpotenza rubata a Tuma, si intrufola silenziosamente nel quartier generale sotterraneo. Ordina alla guardia di liberare Edmund dalla sua custodia,
e viene rivelato che è stata lei a fare il trucco della mela. Torna quindi dai suoi amici, ordinando loro di seguirla, e li rinchiude all'interno della cella. Matteo informa Sam di Genuari attraverso una delle sue api, e con i suoi supersensi, lei riesce a rintracciare Edmond e subito lo insegue. La cerimonia è ora in corso, ed Edmond arriva alla cattedrale, installando un nano dispositivo che spazzerà via tutti quelli della stirpe reale. Nel frattempo, Sam si rende conto che January la sta inseguendo, quindi corre a casa di Mike e chiede il suo aiuto. All'inizio, lui si rifiuta di aiutarla, ma Sam si scusa e gli rivela il suo segreto. Alla fine si alleano, e riescono a eliminare January, che ammette di aver fatto un accordo con Edmond in modo che potesse governare. Si raggruppano con gli altri studenti, e decidono di fermare Edmond insieme. Lui afferma che un mondo senza reali darà libertà ad altre persone, ma Sam, Tuma e Roxana riescono a distrarlo e ad attirarlo con successo in una stanza dove una camera miniaturizzata è stata installata per indebolire la sua telecinesi. Mike ha riprogrammato il nano dispositivo, che alla fine intrappola Edmond al suo interno. Dall'altro lato, l'incoronazione viene completata senza alcuna distrazione, ed Eleanor diventa ufficialmente la nuova regina dell'Illiria. Sam, Roxana, Matteo e Tuma vengono finalmente accettati nella società mentre James si riprende dalle sue ferite. Catherine rivela la società segreta alla nuova regina, che promette a Sam che darà scelta al popolo dell'Illiria aggiungendo il Parlamento insieme alla monarchia. La società viene informata che January è scappata e li sfida a trovarla. Con la loro nuova tuta, procedono alla missione successiva. Iscriviti per guardare altri video come questo, attiva le notifiche e lascia un mi piace e un commento per aiutare il canale. Grazie per la visione!